Un'ultima considerazione. Teresa aspetta l'attimo della morte come l'incontro con il suo sposo. Uno sposo da sempre desiderato, uno sposo da sempre cercato. Anche il vestito che vuole indossare vuole ricordare in certo qual modo il segno della sua consacrazione a lui. Ti appartengo, Gesù. E so che questo ultimo respiro nella vita terrena chiude una parentesi che è come un segmento che ha avuto un inizio e una fine e si apre però all'eternità, si apre all'incontro con te. I tuoi occhi, dopo i cancelli dell'infinito, ti vedrò, Signore, metterò i miei occhi dentro i tuoi e da quello sguardo io troverò la mia pace eterna. Sei tu il mio sposo. Se noi riuscissimo a vivere così ogni attimo della nostra giornata, ogni incontro di preghiera, ogni celebrazione dell'Eucaristia, se noi riuscissimo a vivere questa dimensione sponsale, così come l'hanno vissuta i santi, la nostra anima è fidanzata a Dio e la nostra anima non trova pace finché non riposa accanto allo sposo. Il luogo dell'incontro tra lo sposo e la sposa è l'abbraccio nuziale, è la comoda coniugale. E noi dovremmo desiderare, così come lo sposo desidera di stare con il suo sposo, dovremmo desiderare di stare con il Signore in un abbraccio eterno, puro, senza fine. Desiderarlo continuamente. Proviamo a stare così davanti all'Eucaristia. Signore, io aspetto il tuo abbraccio. Io sono tutto tuo, ti appartengo e non trovo pace se non in te. Sono inquieto in questo mondo perché ti desidero. Sei lo sposo della mia vita e la mia vita ti appartiene in tutto e per tutto, condivido tutto il tuo destino, qualunque sia la mia storia e la mia strada. Guardate, questo è quello che hanno vissuto i santi. Narrammo una santa morte, indoviniamo tutta l'esistenza, bisogna indovinare una santa morte, bisogna vivere pensando a quell'esame finale e arrivarci preparati. La vigilanza che spesso si va predicando deve essere un atteggiamento costante dell'uomo che aspetta il Signore, dell'anima che è inquieta finché non trova Dio. La vigilanza deve accompagnare ogni nostra giornata, il ricordo della morte, l'apparecchio alla morte. Non deve essere una pietà triste e tetra, ma deve essere un'educazione costante dell'anima fedele che si dispone all'incontro con il Signore. Questo attraverso un esercizio continuo del ricordo di Lui. Allora, solo allora, potremo arrivare a dire come i santi, aggiungendo una strofa al bel cantico che sarà la nostra vita, aggiungendo quella strofa che ebbe il coraggio di aggiungere Francesco d'Assisi. Laudato sii, Signore, persona nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scampare. Perché sapremo e riconosceremo la morte non come un rischio terribile che viene a strapparci la felicità e il piacere dell'esistenza, ma un'amica che ci spalanca le porte dell'eternità e ci accompagna a vedere l'amato del nostro cuore. Allora chiediamo ai santi, chiediamo a Francesco d'Assisi che ho citato, chiediamo a Teresa Manganiello che ci dà l'esempio di come si muore, di come si aspetta, di come si passa di vita in vita. Chiediamo di essere anche noi disposti interiormente e pronti ad ogni richiamo della grazia, pronti a quel richiamo sublime quando il Signore ci chiamerà a sé per consegnarci quell'eredità che ci ha promesso, e Lui le promesse le mantiene. Siamo dato Gesù Cristo.